Buonasera a tutti, benvenuti a questa manifestazione che noi teniamo tutti gli anni in Brindisi ai libri, vi presentiamo i libri. Questa volta è una giornata un po' particolare perché, come potete vedere, sono due libri illustrati, di cui uno fuori zona, nel senso cioè che riguarda Iseo, e ora vi spiegheremo perché, la colonna bianca scritta da questo giovane che sta qui alla mia sinistra, e poi Disegnando infiniti cerchi nel cielo, è un libro su Alessandro Marchetti, costruttore d'eli, preparato dal nostro amico Piero Manciocchi di Cori, perché appunto, come diremo poi, meglio Marchetti era di Cori. E la facciamo come tradizionalmente nel Giardino Osmani, alla fine ci sarà il brindisi e anche qualcos'altro per chi ha la pazienza di rimanere. E entriamo dentro nella presentazione di questi libri. Allora, il primo è stato scritto da Michele Consoli, questo giovincello qua alle prime armi, non è vero, che è giovane giovane ma ha già una bella esperienza. Lui è un disegnatore, fa un sacco di caricature, alcune sono bellissime ma non le capiamo noi perché sono le caricature della sua zona. Però ha scritto una storia ambientata nel periodo delle grandi rivoluzioni, della grande rivoluzione francese che arriva in Italia e fa il macello, fa la rivoluzione. Ovviamente non è una storia semplice, semplice, perché non è che si limita solo a scrivere, ma disegna pure. E lì voi vedete le tavole esposte, che poi le potete vedere analiticamente, sono quelle che poi sono state utilizzate al momento della stampa. Sul libro lui ci racconterà un po' di cose. Dopo toccherà a Piero Manciocchi, ma lo presenterò successivamente. E ora diamo la parola a Michele Consoli, che ci parlerà di questa storia, La colonna bianca. A te la parola. Grazie, grazie mille, buonasera, grazie per essere qui, grazie al professor Gianmaria per avermi invitato così lontano da casa a presentare un libro che, come ha detto lui, è fuori zona perché si ambienta nelle mie zone. Io sono di Iseo, provincia di Brescia, diciamo così la capitale dell'omonimo lago, che di recente va alzato agli onori delle cronache per il The Floating Pierce, quel ponte galleggiante che Cristo aveva realizzato per arrivare a Montisola. Voi sapete che in quest'anno, cercherò un attimino di inquadrarvi anche un po' la storia per farvi capire il contesto, quest'anno Brescia e Bergamo sono capitali della cultura in Italia e il lago di Iseo si trova perfettamente a metà tra queste due città. Anzi, c'è un dato ulteriore, ovvero che il lago di Iseo è diviso amministrativamente a metà tra la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia. Iseo, che è il mio paese, fa parte della provincia di Brescia. E un attimino due dati storici per farvi capire. Il lago di Iseo, la storia si svolge a fine Settecento, perché abbiamo scelto a fine Settecento il periodo della calata dei francesi di Napoleone in Italia, perché è un periodo, se vogliamo, anche relativamente breve, cioè il periodo quello più prettamente giacobino, ecco, e che sul nostro territorio non è stato mai approfondito in maniera corposa. Anzi, abbiamo un sacco di spunti, ma nonostante la biblioteca di Iseo pubblichi dagli anni 70 una serie di quaderni di approfondimento storico-culturale, non ha mai approfondito il periodo appunto, della calata di Napoleone. E voi sapete che la Repubblica di Venezia, di cui il bresciano e il bergamasco facevano parte come domini di terraferma, perché ovviamente Venezia era sul mare e tutto il resto era inquadrato in quelli che erano i domini di terraferma, la Repubblica di Venezia vede la sua fine formale con il cosiddetto Trattato di Campo Formio, Napoleone cede Venezia, eccetera, eccetera. Iseo ha una particolarità, esce dai domini della Repubblica di Venezia un anno prima, perché per una serie di motivi. Ora vi do un attimino due dati su come era amministrato il territorio di Iseo sotto il governo veneto. Dunque, Iseo entra a far parte della Repubblica di Venezia nella seconda metà degli anni 20 del 400, quando la signoria degli Oldofredi cade, vengono mandati in esilio e Venezia installa il proprio governo. Chiaramente Iseo era una emanazione, diciamo, era parte
del territorio di Brescia, e Brescia era governata per conto di Venezia da un capitano e da un podestà. Erano due figure distinte, uno era più, operava più in ambito militare e l'altro in ambito giuridico. E di questo vi voglio fare vedere un documento che tra l'altro parla del dazio del porto di Iseo, che è firmato da due magistrati distinti, come podestà e come capitano. Questo è un documento del 1715, è uno degli ultimi firmati, firmati due volte in questa duplice firma, perché a partire dal 1726 circa le due cariche vengono cumulate. Quindi Brescia, il territorio di Brescia, viene governato da un capitano vice podestà, un podestà vice capitano mandato da Venezia. Quindi le due cariche risultano cumulate. E Venezia amministrava il suo territorio, amministrava il territorio di Brescia tramite questa magistratura, ed era organizzato in reggimenti, podesterie maggiori e minori, che comunemente venivano chiamate quadre. Iseo era capofila della quadra omonima, che comprendeva più o meno, grosso modo, tutta la sponda orientale del lago, eccezione fatta per Pisogne e Paratico. Paratico per una ragione, probabilmente, perché nonostante Paratico sia provincia di Brescia, fa capo alla diocesi di Bergamo, quindi non collimano i confini. Pisogne ne faceva parte nell'alto medioevo, poi è uscita per aderire alle vicinie della Valle Camonica, che seguono tutto un altro aspetto. E ad Iseo ancora oggi è possibile visitare il Palazzo della Quadra, che era il palazzo del vicario, mandato sempre dalla città di Brescia, è questo palazzo qua, dove veniva, è in centro paese, probabilmente è stata anche la casa prima dell'arrivo di Venezia degli Oldofredi, e il vicario vi risiederà praticamente fino all'anno a quando i francesi annettono il territorio della Repubblica di Venezia. Questo è il fronte della piazza, ma secondo alcuni storici, qua lo vedete col sole, secondo alcuni storici l'ingresso era sul retro, perché di fronte, qui vedete la piazza con il ciottolato, c'era un brolo, probabilmente era di rappresentanza, dove il vicario poi aveva i suoi accessi. Ma e questo è un po' l'inquadramento, diciamo così, amministrativo, il contesto in cui, diciamo, si ambienta dal punto di vista giuridico. Iseo com'è in quell'epoca? Voi potete immaginare Iseo, grosso borgo fortificato, ancora recintato dalle mura almeno fino agli anni 30 dell'Ottocento. Iseo è un grosso borgo commerciale. Iseo non ha mai avuto un grande ceto aristocratico, non ha mai avuto una vera e propria classe contadina, quindi è sempre stato un paese borghese, mercantile e commerciale. In particolare il XVIII secolo per Iseo è un secolo di grande slancio, grande impulso. Nel 1784 il territorio del lago di Iseo, la sponda orientale, più precisamente i comuni di Iseo, Sale, Marasino, Marone, Zone, istituiscono la cosiddetta Università dell'Anificio, era un consorzio tra imprenditori del settore tessile. Tutta la sponda orientale storicamente è stata, contrariamente al lago di Garda che ha sviluppato il turismo praticamente subito, il lago di Iseo ha sempre ospitato un grande numero di opifici, l'industria della seta, e questo fino a non tantissimi anni fa. L'ultima filanda Iseo chiude in circa negli anni 70-80, quindi l'altro ieri. Nel 1784 appunto c'è l'Università dell'Anificio, nel 1791 in pompa magna viene inaugurata la strada regale, la nuova strada regale, che deve chiamata regale proprio per l'importanza che conduce Iseo a Brescia, la città di Brescia, e viene rifatta, viene ampliata, e nel 1794 viene istituita una borsa mercato, il mercato dei cereali, dove attualmente sorge il municipio, che successivamente
Nonostante il municipio attuale sia stato costruito nel 1830, viene costruito con la stessa medesima funzione, quindi vuol dire che il settore era ancora molto florido. E questa è l'unica lapide esistente ancora sotto il portico del comune, che attesta che l'allora capitano di podestà di Brescia, Savornian, Veneto chiaramente, istituisce questa borsa mercato cerealicola. Questo è come si presenta Iseo a fine Settecento. Questa è un'incisione, i grandi barconi a vela che continueranno a solcare il lago praticamente fino agli anni 40-50, quando poi verranno sostituiti definitivamente dalle imbarcazioni motorizzate, e che trasportano le merci da qua, di qua e di là del lago, e quindi questo fa di Iseo un centro nevralgico, e lo sarà. Si rafforzerà questo ruolo di Egeo anche con l'avvento della ferrovia, ma questo in tempi più recenti. E quindi sembra un periodo roseo, eppure la rivoluzione attecchisce anche in una terra, se vogliamo, periferica come Egeo. Perché? Perché i protagonisti della rivoluzione ad Iseo, i membri più di spicco del partito giacobino, saranno proprio degli industriali, dei borghesi, dei commercianti. Tra questi spicca anche un certo Bordiga, il cui padre fu tra l'altro presidente della mercantia di Brescia, cioè l'odierna camera di commercio della città. E i francesi arrivano sconvolgendo un po' la quiete della cittadina, nel senso, non è che a Iseo i giacobini non operassero, però la floridità dei commerci faceva sì che comunque lo stile di vita rimanesse pressoché quello. E più precisamente nel 1796 a maggio il generale Ruscin arriva a Coccaglio. Coccaglio è un paese non troppo lontano da Iseo, vicino a Chiari, non so se avete ben presente, quasi al confine con la Bergamasca. Incontra il capitano vice podestà e ottiene l'autorizzazione a insediarsi alle porte di Brescia con le truppe, con la colonna delle, con le sue colonne dell'armata d'Italia, dell'armata francese in Italia. Ovviamente il capitano vice podestà non può non accordare questo permesso, anche perché la Repubblica di Venezia in quella fase adotta una tattica imbelle e inefficace dal punto di vista diplomatico, e verrà di fatto travolta dall'avanzata dei francesi. I francesi si accampano intorno alle mura di Brescia, ma praticamente durante la notte, nonostante solamente gli ufficiali potessero entrare nella città, i soldati scavalcano le mura ed entrano, e quindi Brescia viene sostanzialmente occupata. E ad Iseo i francesi entrano il 18 luglio dello stesso anno, e di questo abbiamo prova di un documento dell'archivio parrocchiale scritto di suo pugno dall'allora arciprete Angelo Maria Rubini, che scrive che nella mattina del 18 di luglio, circa all'una intorno alle 13, 2600 francesi entrano ad Iseo, provengono dalla Valle Trompia e scendono nel paese, occupano i vari conventi per accamparsi, e con disappunto anche dell'arciprete utilizzano la stessa canonica per insediare gli ufficiali e i comandanti dell'esercito. Quindi Iseo saluta Venezia, e l'anno successivo, in quella parentesi lì c'è quel brevissimo interregno della Repubblica Bresciana, che poi convoglierà nella Repubblica Cisalpina, l'anno successivo Giacomo Bordiga, che vi nominavo prima, saluta l'arrivo dei francesi e consegna idealmente le 13 comunità della quadra di Iseo al governo francese, e tutto finisce. Viene organizzato un grande pranzo patriottico, viene innalzato l'albero della libertà, di cui conserviamo ancora oggi sul lungo lago il basamento in marmo di Botticino, che era praticamente non era altro che la pietra miliare di quella strada regale che era stata inaugurata per Brescia, e viene preso dai giacobini, portato in piazza, viene innalzato l'albero della libertà, e pensate un po' all'effetto che aveva questo capitello, che attualmente ospita il pennone con la bandiera di Iseo,
aveva talmente tanto effetto questa agli occhi della cittadinanza che gli austriaci, quando inglobano la Lombardia nei propri possedimenti, lo fanno sparire, lo nascondono negli scantinati del municipio per evitare che possa essere riutilizzato come spauracchio della rivoluzione. Poi verrà estratto, non si è ancora capito bene da chi e come, perché questa è una foto degli anni 20 e nell'angolo qua, queste sono due lavandaie, lo troviamo qua con ancora la guida, una sorta di porta ombrelli dove veniva inserito il palo e probabilmente utilizzato come appoggio per le lavandaie per lavare i panni. Torna poi a un certo punto si vede che qualcuno ha capito che quello era il capitello, ha deciso di prenderlo, portarlo sul lungolago, tant'è che è lì da tempo immemore ed è anche un luogo dove le famiglie storicamente scattano le foto ai propri bambini. Ci sono gli album vecchi, anche quelli dei miei nonni, dove i bambini venivano messi lì con la vestina e fotografati. E dicevamo, i personaggi della storia chi sono? In questo romanzo, e mi sono dimenticato di dire, è stato realizzato su impulso della comunità montana del Sabino Bresciano proprio per onorare il fatto che il nostro territorio è a cavallo tra Brescia e Bergamo in occasione di Capitale della Cultura e attraverso un piano integrato della cultura di Regione Lombardia. E i personaggi si dividono in reali e non reali. Quelli reali chi sono, per concludere il discorso storico? Sono Giacomo Bordiga, che vi ho nominato prima, il cui padre appunto è stato presidente della mercantile di Brescia, grosso imprenditore nel settore tessile. Gli eredi, i nipoti, fonderanno l'ospedale di Iseo, tuttora esistente, e la cui figlia, Angela, sposerà questo medico condotto, che forse è il personaggio un po' più in vista di tutto il partito giacobino iseano e sabino, che è il dottor Carlo Cernuschi, che era di Brescia, era cittadino, era medico condotto ad Iseo, quindi un ceto elevato, fu tra i fondatori dell'Ateneo di Brescia, che è questa storica associazione culturale di cui sarà tra l'altro presidente uno degli eredi ideologici di questi personaggi, che è Gabriele Rosa, che è un nostro concittadino iseano storico, detenuto allo Spielberg e che ci ha tramandato anche tutte queste storie, e Ippolito Bargnani. Ippolito Bargnani, anch'esso medico, sarà tra l'altro segretario del governo provvisorio della Repubblica Bresciana e poi ad un certo punto sembra essere messo in un angolo perché pare che abbia combinato qualcosa di cui noi non sappiamo esattamente cosa e quindi rimane un po' nell'angolo, salvo poi tornare alla ribalta con i moti del 20 e 21, ormai già anziano, come appunto maestro insieme a Cernuschi e padre putativo di Gabriele Rosa. E questi tre personaggi sono, diciamo, i personaggi principali. Al dottor Cernuschi, tra l'altro, la biografia dei Medici Illustri di Brescia gli dedica una menzione per la particolare professionalità. E un altro personaggio reale è l'arciprete Angelo Maria Rubini, un uomo ferocissimo, conservatore fino allo spasmo, fu talmente conservatore al punto da mettere in imbarazzo la stessa curia di Brescia, perché andava a rivangare antichi benefici, antichi privilegi ormai decaduti già nel 1796, e la stessa curia di Brescia a un certo punto l'ha preso e gli ha tirato le orecchiette perché insomma cominciava a essere un po' invadente. Però quest'uomo era una potenza perché governava la vicaria foranea di Iseo e insieme a lui concelebravano ben 26 sacerdoti. Quindi la vicaria foranea teneva conto, Iseo è un'antica sede plebana, quindi un'antica pieve, ancora oggi il parroco della nostra parrocchia gode del titolo ormai onorifico di fatto di arciprete, anche in dialetto da noi per indicare il parroco si dice l'arciprete, non si dice, è difficile dire il parroco, i vecchi lo chiamano l'arciprete, e appunto 26 sacerdoti e la vicaria teneva insieme un vasto territorio che andava da Iseo a parte della Franciacorta, a Polaveno, che è il primo paese della Valtrompia, e così via. Quindi era un uomo anche abbastanza autorevole. Dicevo che era talmente conservatore, talmente avverso a questo nuovo corso democratico, perché lui possedeva un casale, insomma, nel monte di Iseo, verso la Valtrompia,
a San Martino, e a San Martino ci fu uno scontro tra dei giacobini e i cosiddetti Goghi, che in dialetto erano quelli che praticamente rimanevano fedeli alla Repubblica di San Marco. Lui, a un certo punto in questo scontro, muore un contadino che non c'entrava nulla, tale Zipponi, muore per uno scontro a fuoco casualmente. E lui nei suoi memoriali omette completamente di indicare che è morto questo contadino e ha premura solamente di scrivere che gli hanno rubato tot sedie, tot candelabri, tot quadri. Quindi esatto. E quindi era un uomo durissimo. Di reali abbiamo anche il Fabbro Spotti. Il Fabbro Spotti era un uomo di cui Gabriele Rosa ci ha tramandato solamente questo episodio, che fu un uomo che, quando si tenne il pranzo patriottico eccetera eccetera, si fece trascinare a forza sul capitello che avete visto sull'albero della libertà e si disse disposto a farsi decollare piuttosto che abiurare la fede per San Marco. Poi non sappiamo se sia stato davvero, io credo che alla fine abbia abiurata però. E l'altro personaggio, che è il più curioso di tutti, che io ho un po' romanzato chiaramente in questa storia, è Rebula. Rebula è un termine dialettale dalle nostre parti, probabilmente vuol dire, come soprannome vuol dire un uomo che parla tanto. Perché in dialetto buer vuol dire bollire, e quindi probabilmente era un chiacchierone. Era un facchino, di professione facchino, e a Iseo i facchini continuano ad esserci almeno fino al tardo dopoguerra. Tant'è che le leggende popolari, mio nonno diceva sempre questo, che intorno al monumento di Garibaldi che noi abbiamo nella piazza centrale del paese, ci sono delle pietre che tengono insieme le catenelle e sono tutte consumate, le vigate. La leggenda vuole che si siano levigate a tal punto perché i facchini ci si sedevano sopra e aspettavano che venissero che venisse qualcuno a chiamarli. E Rebula chi è? Questo personaggio, che tra l'altro a me piace tanto nel romanzo, che viene fatto sedere per sfregio proprio di fronte all'arciprete durante il pranzo patriottico. Viene invitato l'arciprete e viene fatto sedere di fronte a un facchino, cosa per l'epoca e più che altro per le convinzioni dell'arciprete assolutamente inconcepibile. Poi ci sono personaggi inventati, non veri ma funzionali appunto allo svolgimento della trama. C'è il giudice Bona, che è questo giudice della cavalcata. Che cos'è la cavalcata? La cavalcata era quella commissione che il podestà, eccetera, eccetera, attraverso i vari uffici del vicario, pretorio, eccetera, eccetera, inviava sul territorio per andare, era la commissione inquirente sostanzialmente. Poi raccoglieva i dati, tornava a Brescia. Ancora oggi questo termine strano, cavalcata, sicuramente perché venivano a cavallo, venivano in grande sfanza, ancora oggi è rimasto nel nostro dialetto, perché quando ad esempio arrivano i personaggi importanti con tutto il seguito, piuttosto che il sindaco con tutta la giunta comunale, o anche solo per dire, invitato un po' di gente a casa, si dice che qui tutta la scalcada, vuol dire c'è qui tutta la scavalcata. Probabilmente deriva da questa commissione che arrivava in maniera anche abbastanza roboante e appunto indagava. E Bona è un giudice della cavalcata. Ricalca un po', mi sono ispirato un po' per questo libro, questo è un omaggio anche alle vostre terre, alle atmosfere più che altro, un po' di quelle opere cinematografiche di Magni, un po' così, un po'. E questo giudice Bona ricalca un po' la figura di questo giudice di Brescia, che era tale Averoldi, che aveva avuto delle vicende non troppo chiare con la moglie di uno dei sottosegretari, li chiamava il vicario prefettizio, vicario pretorio, a seconda degli uffici, che fosse di giurisdizione militare piuttosto che civile, e che poi fu in qualche modo graziato proprio perché, diciamo, nobile, ecco, fosse successo un popolano. E la moglie del vicario, il vicario della quadra,
il comandante delle guardie, un frate, io ho un nome inventato, Innocenzo, del convento dei Cappuccini che era presente in Iseo nel castello Oldofredi, perché quando la signoria degli Oldofredi se ne va, passa un po' di mano il castello fino ad arrivare nel 500 ad ospitare il convento dei frati Cappuccini, e il segretario del giudice Bona, e di nome Valentino, è il direttore delle carceri. Ora, dopo tutto questo spiegone, viene spontaneo, suppongo che vi venga spontaneo, diciamo così, la domanda: e perché la colonna bianca? Perché la colonna bianca? La colonna bianca è questa. Non posso farvi la domanda, scommetto che non l'avete mai vista perché non ci siete mai stati, ma vi posso assicurare che i miei concittadini non l'hanno mai vista. È una colonna talmente insignificante, incassata in un edificio della piazza, tra l'altro, e in medolo, che è una pietra nostra locale, ed è talmente insignificante che l'hanno addirittura segata per far passare la canale, il pluviale dell'acqua. Ed è una colonna di cui non si sa assolutamente nulla, se non che probabilmente fa parte di un edificio preesistente a questo, che addirittura questo edificio, quando è stato restaurato, ha dovuto essere ancorato all'edificio di fronte perché ha problemi di stabilità, probabilmente talmente antico da non avere nemmeno le fondamenta profonde. Non ha le fondamenta profonde anche per un altro motivo, perché scendendo da questa via, quanto sarà? 10 metri c'è il lago, quindi il lago probabilmente, che all'epoca non esisteva il lungolago come lo vediamo adesso, quella è opera del periodo fascista, e quindi il lago arrivava proprio lì. Questa colonna, per una straordinaria assonanza con Roma, perché c'è da dire anche quello, era in un certo qual modo una sorta di pasquino, perché nel periodo della rivoluzione i giacobini editavano un giornale che si chiamava un periodico che si chiamava Il Nuovo Giornale Democratico, dove inveivano contro l'arciprete Rubini, contro i nobili, contro tutto quello che... E addirittura, come scherzo, uno venne distribuito e affisso anche in questa zona alla vigilia di Natale, quindi proprio per rovinare la festa. E quindi ha assunto un po' questo ruolo strano. Dopodiché questa colonna qui è stata per un periodo anche tutta coperta, per poi tornare alla luce quando è stato restaurato l'edificio. E quindi io ho deciso di realizzare questa storia unendo un po' due delle mie passioni, che sono la passione per la storia locale. Io sono stato anche per lungo tempo membro della commissione biblioteca del mio paese e presidente della biblioteca del mio paese, e la mia attività, appunto, quella di disegnatore e di illustratore. Ho realizzato una quarantina di illustrazioni a corredo, diciamo, di questa storia. La storia è leggera, non ha l'ambizione di essere il romanzo. Nasce con un intento, quello appunto di divulgare e far conoscere una parte di storia del territorio, di promuovere una storia del territorio, e non escludo che possa diventare l'inizio di una, diciamo così, una molto modesta collana per appunto far arrivare anche una parte. Io chiaramente nella parte iniziale ho inserito delle pagine dove racconto, dove inserisco in maniera chiaramente storica i fatti, i luoghi, i contesti, e poi il romanzo ovviamente ha delle parti più libere. E per realizzare le illustrazioni ho dovuto martoriare parecchi amici e conoscenti, perché sono tutti volti delle mie parti, a cui ho chiesto gentilmente di prestarsi per appunto realizzare. Dicevo che è un esperimento perché prima di questo, questa è, diciamo, la mia quinta opera. Prima di questo io ho sempre solo realizzato libri solo illustrati, libri di vignette, libri dove la componente grafica era dominante, e questo è un po' un esperimento e spero che almeno una parte, diciamo, di questa
di questa narrazione, una parte di storia rimanga anche attraverso appunto la grafica, ecco, il piacere di sfogliare un libro illustrato. L'arciprete da chi l'hai ripreso? L'arciprete è un mio amico di Marone. Marone è un paese sul lago, sarà 8 km da Iseo. Lui tra l'altro è anche un po' attore, ha questo mascherone da senatore romano e si prestava a questo volto anche un po' arcigno. Io, certo, lui è pelato, io ho dovuto mettere la parrucca, però. Però come un amico un po' anziano. L'hai reso anziano tu? No, è così, sì, è così. Tra l'altro lui è stato parroco parecchio di Iseo. Ah, il sacerdote. Pochissimi anni. No, non è un sacerdote, è un... Cioè, il personaggio a cui ho chiesto il volto in prestito non è un sacerdote. Gli ho detto, mi serve la tua faccia perché mi serve il personaggio del parroco. Però è una persona un po' anziana. Cioè. Sì, ma Don Rubini muore, mi pare, nel 1800, 1801 massimo. Quindi quando è parroco, cioè il periodo in cui si svolge la storia, è già anziano. Ed è stato arciprete per parecchio tempo e prima di lui ancora c'era stato un altro arciprete molto longevo. Erano longevi a quei tempi, i preti soprattutto. Anche perché all'epoca non turnavano così tanto, quindi per avere 26 sacerdoti concelebranti vuol dire che non c'era la crisi delle vocazioni che c'è adesso. Non c'era mancata disoccupazione. Esatto. Ecco, questo è tutto. Bene, voi vi state domandando perché questo libro di Iseo. Poi ce lo spiega Sandro perché. No, è che devo piglia il microfono. Io l'unica cosa che posso dire. Di perché siamo. Perché sta Michele perché, qua? È che dall'anno scorso a un certo punto ho cominciato a ricevere mail sempre più, insomma, che chiedevano di fare celebrare questo personaggio. Che non si sa se è un personaggio storico, di fantasia, eccetera, eccetera, ma che per noi insomma ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di forza incredibile. Cioè, nel senso, questo Jacopo da Iseo è quello che, adesso non so se sempre leggenda o realtà, è quello che ha realizzato un palazzo comunale senza del quale attualmente ad Anagni e Anagnini non potrebbero né sposarsi, né fare mostre, né assemblee, giunte, consigli, non potrebbero fare assolutamente nulla. Cioè, nel pieno medioevo, questo è un palazzo che risale al 1159, 60, 61, eccetera, eccetera. Ad Anagni è stata realizzata un'opera del genere. Ad oggi non è stato fatto nient'altro del genere, questa è una cosa strana, insomma, no? Che non so se noi tutti anagnini siamo consapevoli di questo, soprattutto naturalmente chi ci governa, chi ci ha governato, eccetera, eccetera. Allora abbiamo ricevuto queste, io ho ricevuto sempre queste mail molto insistenti, allora facciamo questa cosa, che dici, possiamo fare, eccetera. Ma chi è questo che insiste così tanto? Sicuramente sarà qualche vecchiaccio di Iseo, che insomma, no, io cioè la prima cosa che ho pensato, dico, ma io me posso mettere insomma a fare la solita cosa del prologo, eccetera, eccetera, insomma, con le persone anziane, no? Insomma. Io pure sono abbastanza anziano, però io cerco di stare più con i giovani che con gli anziani. E allora, ma vista l'insistenza, a un certo punto dico, vabbè, cediamo, insomma. Allora ho pensato di coinvolgere l'amministrazione, sono andato al sindaco, guarda, allora a luglio, sai che pensi, facciamo tutta una cosa, andiamo ad Iseo, sul lago di Iseo, se sta bene, cioè, come no, sicuramente andiamo tutti quanti, assessore, eccetera, eccetera, lo dico al consigliere, lo dico all'amico, vabbè, in pratica partimmo a luglio, Gioacchino e famiglia con la macchina, io, mia moglie e il professor Tommaso Cecilia, che lui aspettava che ci fosse qualcuno del comune che lo portasse ad Iseo, insomma, alla fine. Perché io vado a Roma, piano un treno, andare lì, rifare un albergo, i telefoni, non so buono, non l'ho mai fatto. Qualcuno che mi fa, io mi attacco pure alle formiche, basta che mi portano, pure che vanno piano, io sono contento.
Quindi pensate che situazione, oltre a chiedere il permesso alla moglie di estrapolare, però ho dovuto fare tutta una serie di assicurazioni che non solo me lo portavo a Iseo, ma lo avrei anche restituito naturalmente alla madre patria, per cui allora in pratica che abbiamo fatto? Ho pensato, dico guarda, l'ISAL mi ha fatto due libri addirittura sul Palazzo Comunale, l'ha descritto proprio dalla prima all'ultima pietra, tutte le vicende, ricostruzioni, tutto quello che si faceva e si fa attualmente, la camera di tortura, la camera del cardinale, tutto quanto, ripeto, le loggette, il teatro, non teatro, il tetto pericolante, insomma, vita, morte e miracoli, questa cosa che effettivamente è una specie di, è la storia, è il nucleo, è il cuore della storia di Anagni, insomma, senza del quale noi non saremmo nulla, anche perché ha assunto un significato importantissimo in quest'Italia di oggi. Perché ha assunto questo significato? Perché quello è il prodotto di che cosa? Di una vicenda storica che testimonia che non è vero che il Sud ha avuto sempre bisogno del Nord, è esattamente l'opposto, è stato il Nord che ha sempre avuto bisogno del Sud. Tant'è vero che quelli di Iseo, del Nord, della Lega Lombarda dell'epoca, cioè, scesero ad Anagni per incontrare il Papa, che proprio in quel momento era morto. Tant'è vero che il professor Tommaso Vigilia, alla fine di tutto il convegno che abbiamo fatto, abbiamo raccontato queste abbiamo cose, fatto un convegno, questo è importante, ci ha letto la famosa poesia del nostro poeta Anagnino della morte di Adriano IV. Come finisce un bericolo? Finisce, dice, ma tu guarda la scarrogna del mondo, insomma, non va, ma che arriva, ecco, con una mosca se muore. Tenetevi le zanzare stasera, perché le mosche Anagni sono pericolose. Che secondo la leggenda, che era un guaio poi quello, che poi morì con un colpo apoplettico, però nei registri sta scritto che morì di, come si dice, di squillanza, perché quando un poraccio muore con quelle cose, speriamo che Dio se ne guardi a tutte le parti, pure Iseo, che lo fa così un sussulto e muore. I cittadini la chiamavano squillanza, è un colpo apoplettico. Però i cittadini poi, quando raccontano la storia, Michele ha sistemato il prete, ma noi abbiamo sistemato pure i papi. Allora uno disse, ma tu guarda sto papa, l'unico papa inglese che arriva a Anagni, che fa? Se vai a morire a Anagni, non c'era tempo, era uno che camminava tutto quanto, un giorno se l'ha fatta la pennichella, era caldo come oggi, così stava bello, apre la bocca, russo pure inglese, russano, inghiotta una mosca, dice, ma tu guarda che scarogna, dice il poeta, pure una mosca devo dare la morte. Adriano IV, che era Breakspeare, inglese, morì ad Anagni nel 1159, nasce l'avventura di Jacopo da Iseo che arriva e fa sto palazzo, perché quelli i Lombardi vennero, erano tutti architetti, lo sappiamo, e quindi la storia si ricongiunge. Ecco, questa è un po' la... E quindi ecco, quale maggiore sorpresa proprio sulla riva del lago di Como, mentre noi stavamo gustando una pizza lì nel ristorante in riva al lago, a un certo punto ci siamo dati appuntamento. Di sé, perché un colpo manzoniano mi ha piaciuto. Colpo manzoniano. E a un certo punto ci diamo appuntamento con questo emissario, insomma, del comune di Sé. Dico, vabbè, andiamo a trovare sto vecchio. Ho pensato, invece mi trovo davanti sto giovanotto. Dico meno male, va. Meno male, perché effettivamente mi si è aperto proprio il cuore, perché dico, ma noi Anagni, insomma, voglio dire, stiamo oltrepassando gli Anta e i Superanta, eccetera, eccetera, e non c'è nessun giovane che raccoglie questa eredità, invece a Iseo sì. Grazie allora Michele e buona fortuna, in bocca al lupo, insomma. Grazie a voi. Oh, non ci stasera stiamo fuori Anagni, Sì. Anna. Stasera siamo fuori in Anagni, addirittura stiamo nel nord e mo andiamo addirittura nell'area pontina, quindi andiamo a Cori, cioè stiamo fuori. Poi a settembre parleremo di Anagni, quando parleremo a settembre stiamo preparando un'altra Brindisi ai libri, però sarà sui libri che abbiamo prodotto noi come istituto. Noi abbiamo
pubblicato circa 150 titoli, scherzando in 40 anni di attività. Bene, Michele, grazie. Grazie a voi. Abbiamo anche spiegato pure anche il contesto in cui nasce la presenza di un iseano e con ascendenze di minori. Maiori, che la mamma è De Maiori. E ora invece torniamo nel Lazio meridionale e andiamo a parlare di cori. Questa sera è presente un vecchio amico, lui è corano, fotografo, lavora nell'ambito dell'architettura, Piero Maggiocchi, che però ci parla da aerei, perché a Cori è nato Marchetti, un signore che si chiama Alessandro Marchetti, è quello che ha fatto gli aerei della Savoia Marchetti. Era industriale, cioè originario di Cori, però le ha costruite nel nord. E lui ci ha fatto uno dei suoi tanti bei libri, qui ce ne ha portato un altro su Cori, che è anch'esso pieno di disegni. Non l'abbiamo fatto apposta, ma l'abbiamo fatto apposta. Abbiamo messo insieme due libri dove il disegno domina sovrano. Quindi sentiamo Piero che ci parla del suo libro suo e dopo faremo le domande. Vai. Buonasera. Io tutto faccio i complimenti a Michele perché si è capito che lui è un ricercatore, non è un dilettante. Non è un dilettante come me. E quindi questo invece è un libro divulgativo, io faccio tutt'altro mestiere. E perché mi è venuto in mente? Nel 2018 a Cori fu fatto il gemellaggio con Sesto Calende, proprio perché Marchetti è nato a Cori, ma poi si è trasferito nel 20 a Sesto e a Cori ci tornava 2-3 giorni l'anno. E quindi che succedeva? Succedeva che a Cori non lo conosce, i coresi non conosciamo l'ingegnere Marchetti. E invece nel 2018 i sestesi piangevano ricordando Alessandro. E io sono rimasto così, cioè non capivo questa cosa, chi era questo, che aveva fatto per essere ricordato in maniera così intensa. E quindi ho cominciato a leggere qualche libro. Poi è successa una cosa, poi i corisi hanno cominciato a trattarlo come se fosse il più grande ingegnere aeronautico dell'universo. Eppure questa cosa non è che non quadrava, ho cercato di capire se era vero, come si inquadrava nella storia dell'aeronautica italiana. Da qui è nata l'idea del libro. E lui nasce nel... prima vi dico che come l'ho impostato. Ho immaginato che non c'è una terza persona, sono solo dialoghi. Ho immaginato che lui nel 64 torna a Cori come faceva periodicamente, un febbraio torna a Cori per 2 giorni e incontra un vecchio amico di gioventù, personaggio inventato. Si vedono, come arriva, lo incontra e dopo un primo momento di freddezza, si capisce che qualcosa era successo per cui questo lo tratta pure male, non è che c'ha intenzione di andare a prendere il caffè con il grande ingegnere. E invece poi si convince e per 2 giorni stanno insieme e fanno delle passeggiate per le strade di Cori. E quello è, diciamo, l'escamotage che ho usato per far diventare il libro anche una sorta di guida turistica, perché loro visitano, rivedono sia i luoghi dell'infanzia sia i luoghi con i monumenti più importanti, immaginando che alla Cori e Sesto Calende si sono gemellati, però gli stessi non conoscono Cori come noi non conosciamo Sesto Calende. Mi piace pensare che sarà un'operazione che farà avvicinare le due comunità. Il libro è strutturato in 3 sezioni, c'è una prima sezione disegnata, poi ci stanno alcuni progetti, mi è piaciuto far vedere come si disegnavano gli aerei 100 anni fa, 50, 80 anni fa, e un'ultima sezione con le copertine dei settimanali dell'epoca dedicate alle imprese di Marchetti e dei Savoia.
In realtà è pure qualche altra cosa. Qualcuno ha detto che è troppo, c'è troppo di Piero là dentro. Perché a parte le vicende aeronautiche, poi passando per le strade di Cori, come voi già qua in due minuti vi siete lamentati al sindaco che non fanno, che il mondo non si fa più niente, si faceva più nel Medioevo, la stessa cosa facciamo a Cori, ci lamentiamo del sindaco, non si fa niente. No, però il tuo sindaco, scusa se ti interrompo, quando abbiamo fatto il convegno è stato un'intera giornata a ascoltare il convegno. Noi abbiamo fatto il 20 maggio il convegno sui Lepini a Cori. Il sindaco De Cori è stato l'intera giornata diligentemente, non solo, ma ha sentito tutto e poi abbiamo parlato, quindi insomma, almeno era presente. Mo, chiuso il discorso, no, non mi sto lamentando del nostro. Vabbè, fatto sta che Mario, il personaggio corese del libro, invece si lamenta di come i monumenti, in un certo senso il libro invita a porre l'attenzione anche sul patrimonio. Siccome per lavoro seguo cantieri e mi è capitato la cosa più strana è che lì ci troverete tante lamentele, per esempio sulla sovrintendenza, per come ho fatto quattro cantieri di restauro di monumenti antichi e l'esperienza è stata sconvolgente, cioè proprio una cosa brutta, per questo non aggiungo altro. Vabbè, Marchetti nasce nell'84, si laurea nell'8, nel 1909 sta prima a Capannelle, dove, a Centocelle, dove c'è una delle prime, dei primi aeroporti romani. Nel 1909 sta a Brescia, dove c'è il primo raduno aeronautico italiano, 13 aerei. Volava di tutto, da un dirigibile a un triplano, un biplano, un monoplano. Brescia fu un evento, vennero 1000 automobili da tutta Europa. C'era D'Annunzio, c'era Puccini, tutta la nobiltà europea andò a Brescia. Poi scoppia la guerra, lui non fa il militare perché era ingegnere, laureato in ingegneria. E nel 1911 aveva costruito il suo primo aereo, prende un falegname di Cori e gli fa fare le centine, poi porta tutto a Roma e le montano a Roma in un'officina e vola con il primo aereo che è la Chimera. Nel 17, esentato dal servizio militare, viene assunto dalla Vicker Terni. La Vicker Terni era una delle più grandi industrie meccaniche, era il secondo fornitore dei cannoni per la Marina. A quei tempi aeronautica e marina, cioè l'aeronautica era una sezione della Marina, quindi era una grande industria. Anche qui, no? Per i coresi, Marchetti che istituisce una scuola per i figli degli operai. Intanto l'aveva visto alla Vicker Terni e poi non era una scuola come fa per esempio Olivetti, cioè dove dall'asilo nido, no, alle superiori segue guarda la persona, l'educazione della persona. Quella era una scuola tecnica che serviva ad allevare operai, quindi anche qua smitizziamo un po' la faccenda. Dopodiché, per carità, per me è un grande architetto, perché ingegnere, perché fa una serie di aerei famosi. L'S-55, se a Roma guardate il Palazzo dell'Aeronautica, sopra l'alzata del palazzo ci sono due ali, quelle sono le ali dell'S-55, un idrovolante, perché dopo la guerra diventa socio della SIAI, Società Idrovolanti Alta Italia. Altra faccenda così sulla quale è giusto fare chiarezza. Nel 18 costruisce in Vicker Terni un caccia e è il primo aereo industriale, diciamo, che costruisce e fa subito il record mondiale di velocità
non va in produzione perché finisce la guerra. Però perché? Ma perché la Vicker Terni era una grande industria che poteva accedere ai migliori motori che stavano sul mercato, sperimentale, con grossa conoscenza dei metalli, lì in quel caso l'aereo aveva la struttura in metallo. E per questo arriva il record, dicevo, pare che io lo voglio quasi sminuire, invece no, rimane un grande ingegnere. Adesso l'anno scorso è uscito un libro, un mattone di 500 pagine, si intitola La storia critica dei caccia italiani tra le due guerre, cioè parla solo di aerei caccia, e anche se lui non ha costruito caccia, tra i cinque architetti che questo ingegnere aeronautico racconta ci mette anche Marchetti. Quando ha fatto un caccia? Sì, ha fatto il... Poi viene utilizzato per... Però l'industria SIAE non ha mai prodotto i caccia, non ha mai prodotto caccia. Lui ha disegnato un caccia, soltanto che non è stato prodotto ed è stato utilizzato come aereo da trasporto veloce. Quello non era un caccia, era un corriere, era un corriere veloce. Nel 20 diventa socio della SIAE, che è un'azienda già una grande azienda. L'azienda sta a Sesto Calende, dove il Ticino esce dal Lago Maggiore, e già costruivano durante la guerra un idrovolante al giorno. Però lui si licenzia dalla Vicker Terni e va a diventare socio, porta 1 milione di lire e diventa socio della SIAE. E lì poi tutta la carriera sta lì dentro, l'S-55, che c'ha una bellissima storia, perché all'inizio un aereo con due scafi, con il motore messo in alto, viene accolto in maniera denigratoria proprio, nasce per rispondere a un concorso. Il concorso era per un idrovolante bombardiere d'alto mare, e lui che fa? Mette completamente da parte l'aspetto estetico e pensa alla funzionalità. Perché il doppio scafo? Il doppio scafo è un'esigenza funzionale. Lui sapeva che gli idrovolanti hanno il motore in alto, e quindi il baricentro è molto in alto e facilmente cappotta con le onde. Una semplice onda lo può far cappottare. A lui col doppio scafo invece lo rende stabile. Ma all'inizio non lo accetta nessuno l'S-55, dicono che è un cinese che cerca di volare tirandosi il codino in alto. Questo qua. Poi invece dal 25 al 27 fa 5, 6, 7 record mondiali. A quel punto poi arriva Balbo, che si incamodisce a fare le trasvolate in formazione, cioè queste grandi operazioni di propaganda. E l'idrovolante, con tutti i record che aveva, era l'aereo perfetto, e inizia il connubio con Balbo. Il libro però, ecco, a parte gli aerei, poi racconta anche le pagine più difficili vissute dalla SIAE, perché così approfondendo, per esempio, mi chiedevo: ma perché questa grande industria a un certo punto muore? Oppure perché durante la guerra cosa è successo, no? E invece le pagine della guerra sono pagine drammatiche e intense, perché voi immaginate Sesto Calende, Repubblica di Salò, l'8 settembre, l'11 settembre arrivano le SS e diciamo requisiscono la fabbrica, per cui tutta la produzione la decidivano i tedeschi e la spedivano in Germania. Ma era però gli 11.000 operai che aveva la SIAE erano divisi in due partiti, fascisti e antifascisti. I fascisti che denunciavano gli antifascisti che sabotavano la produzione. Un aereo in meno che usciva dalla fabbrica. Loro partono che costruiscono 33 S-79 in un mese, arrivano a 15. Quelli sono meno aerei che vanno in guerra praticamente, quindi anche quello era un modo per fare resistenza. Pagine drammatiche, fucilazioni. Loro avevano uno degli stabilimenti a Sant'Anna, a 200 metri c'era la Sant'Anna militare, dove c'aveva sede
la decima massa dei borghesi. I repubblichini della decima massa si rendono così protagonisti anche di fucilazioni e rappresaglie a Sesto Calende, Castelletto Sopra Ticino, e questi erano tutti operai SIAE. Perché a Sesto oggi piangono a ricordare Marchetti? Perché durante la guerra in SIAE lavoravano 11.000 persone. Sesto Calende c'aveva 3.000 abitanti, per cui Sesto Calende, Vergiate, Castelletto Ticino, tutta la zona era tutta occupata dalla SIAE. Anche se all'inizio ho pensato, fortunati, invece no, non era così semplice. A un certo punto, con la guerra, con la Seconda Guerra Mondiale, lo stipendio non ce la faceva più a pagare la tavola, cioè gli operai cominciano a scioperare perché gli stipendi non coprivano le spese, erano finiti i rifornimenti, c'era solo mercato nero e i prezzi erano superiori agli stipendi. Mario a un certo punto gli domanda, ma scusa, ma non lo sapevi che i tuoi operai avevano fame, perché non aumentate gli stipendi? C'avevano 500 milioni di arretrati da ricevere dallo Stato, quindi non era neanche così semplice. Se vi racconto tutto, però poi non vi comprate il libro. E poi invece la fabbrica finisce. E qui, non so, allora, prima di arrivare alla fine della fabbrica, altri dettagli. Mi sembra una delle tavole trovate... Lui ha portato le tavole e le ha messe poi in... le potete vedere qui. Il libro contiene 34 tavole in bianco e nero, ho chiamato, io non so bravo come Michele che scrive e disegna, fa tutto da solo, io non so disegnare, quindi ho chiamato un disegnatore e in una delle tavole, se ci fate caso, trovate un particolare di Guernica. Ok, uno disegna aerei, però poi mi sono chiesto, ma come vive un ingegnere il fatto che il suo aereo che nasce come corriere veloce, cioè doveva fare la tratta Roma-Brasile, l'S79, nasce per fare quello, per collegare con le colonne, e invece viene trasformato in bombardiere, e è uno degli aerei più famosi di Marchetti. Allora, come lo vive un ingegnere il fatto che costruisce macchine che bombardano? Ho provato a immaginare quali possono essere i pensieri. E poi ci trovate qualche dettaglio interessante, per esempio sulla storia dell'aeronautica. Non è vero che i Wright sono stati i primi a volare con l'aereo più pesante dell'aria, no? La grande diatriba all'inizio, nel primo decennio del Novecento, era tra il partito dei più leggeri dell'aria, quindi palloni e dirigibili, prendendo i Zeppelin, già nel 1909, facevano una linea regolare con gli Stati Uniti, quindi sembrava che il dirigibile era il modo per volare, invece poi c'era l'altro partito che diceva che se ci si metteva un motore si riuscivano a far volare anche i più pesanti dell'aria, e chiaramente l'evoluzione dell'aereo è stata l'evoluzione dei motori. Come sono aumentate le potenze dei motori, si sono potuti fare aerei più efficienti. E quindi nel libro ci trovate chi sono stati i primi a far volare un aereo. Oppure ci trovate per esempio un altro collega di Marchetti, che era Caproni, grande ingegnere, lì vicino. Ai zio c'era lo stabilimento della Caproni. Esatto. E Caproni nel 17 costruisce un biplano 23 metri di apertura alare, cioè da qui all'ingresso, 1917, considerate che i Wright in Italia sono venuti a volare nel 1909. 5 persone d'equipaggio sono stati quelli che hanno un po' condizionato, ci hanno fatto vincere la battaglia del Sostizio, un po' la reazione dell'esercito italiano. E questo era un bombardiere, chiaramente. E l'ha venduto, lo vendeva agli americani, agli inglesi, ai francesi, era un aereo eccezionale, quindi perché l'industria italiana si specializzava, cioè la SIAE costruiva idrovolanti, la Caproni bombardieri, la Fiat caccia,
E questo è stato uno dei grandi difetti dell'industria aeronautica italiana, per cui noi nel 1935 abbiamo tutti i record mondiali. Immaginate che quando idrovolante SIAE fa la trasvolata con gli Stati Uniti, anzi la prima col Brasile nel 29 mi pare, una dozzina di aerei erano riusciti ad attraversare l'Atlantico. Loro, l'Italia, quindi Balbo, SIAE, Marchetti, in una volta sola fanno fare la traversata a 12 idrovolanti. Fu un evento che andò su tutti i giornali mondiali. Un altro record, per esempio, simpatico che vi ricordate, è quello dell'S-64, è del 27 mi sembra, o 25, non mi ricordo. Che succede? Che fanno una grande impresa, un aereo SIAE, vola, fa il circuito atlantico, quindi Roma, Africa, Brasile, Stati Uniti e torna a Roma. Se ne parla tantissimo, se non che due settimane dopo Lindenberg, l'americano in solitario, fa New York-Parigi. Dai giornali sparisce l'impresa italiana e i militari si arrabbiano. Ma come questo in solitario, questo pazzo scatenato, senza improvvisa questo volo? Fatto sta che si arrabbiano e chiedono a Marchetti i militari: riusciamo a fare un aereo che batte il record in durata e distanza? Che se ci pensate un attimo, sono due record. Un aereo deve volare più lungo possibile e quindi in meno tempo, però deve restare in aria più a lungo possibile, quindi ci stanno delle questioni tecniche da risolvere. E loro in sei mesi costruisce l'S-64 e fa Roma-Brasile, 8.000 chilometri, tre giorni in volo. Quindi erano capaci di queste imprese, però fino al 35-36. Poi che succede? Se ci pensate un attimo, nel 39-40 scoppia la guerra e ci massacrano. Cioè i caccia italiani non stavano minimamente, noi andavamo ancora con i C-50 e la Fiat, che erano dei biplani quando gli inglesi, tedeschi, americani avevano degli aerei che facevano due volte quella velocità e massacravano i piloti italiani. Mi sono chiesto, ma com'è possibile? Perché non siamo stati all'altezza di tenere quel livello tecnico? Questo non ve lo dico perché. E poi la fine chiaramente con quella è stata, lui a un certo punto dice: i miei errori, chiaramente me lo invento, non è che i miei errori da impentitore oggi pesano più dei miei successi da ingegnere. Perché nel 50 alla SIAE viene proposto, per esempio, di acquistare e di produrre in licenza il primo elicottero omologato per il civile, un Bell. E invece Marchetti dice: no, non lo facciamo. Il Bell lo produce Agusta e Agusta nel 60 compra SIAE. Oppure un altro grande. Ma perché? Che è successo? È successo che, io questo l'ho scoperto attraverso un libro di un sindacalista che analizza la riconversione delle fabbriche nel Varesotto dopo la guerra, che l'assemblea degli azionisti era spaccata. E c'era chi voleva continuare a fare la bella vita con lo Stato come unico cliente, no? E quindi a non mettersi sul mercato in concorrenza. Mettersi sul mercato significa produrre ottimizzando la produzione. E invece un'altra parte che diceva: ma ormai è finita la guerra, facciamo un'economia di pace. Fare un'economia di pace si poteva significare costruire automobili. Caproni prova a costruire un'automobile, gli va male, fallisce. Oppure a costruire i carri ferroviari, loro fanno di tutto. E fanno di tutto e
a me era stata presentata questa cosa che SIAE negli anni 40 costruisce autobus, filobus, delle biciclette con i pezzi degli aerei avanzati, mobili di cucina con le lamiere avanzate, addirittura pescherecci. Ammazza questo, che ingegnere, che capoccia. E invece quelle erano tutte licenze, tutte costruzioni su licenza, proprio perché non hanno avuto il coraggio di trasformare la produzione, attrezzarsi con macchine diverse per mettersi a competere sul mercato, e questo l'ha portato a fallire fondamentalmente. Un'altra domanda che mi sono fatto per tanto tempo: l'S95, il primo aereo all'Italia, era un aereo SIAE, però era di legno e tela. Cioè, tu attraversai l'Atlantico e te morì di freddo perché non era pressurizzato. Perché quando già gli americani costruirono da 10 anni aerei in metallo pressurizzati, Marchetti non costruisce un aereo in metallo? Io pensavo, cioè non pensavo niente, non riuscivo a spiegarmela sta storia, per quale motivo. E poi capisci invece che produrre un aereo, mettere in produzione un aereo, significa riconvertire la fabbrica, mettere macchine che stampano, che saldano, non più il grande artigiano che lavora in legno e... tutto qua. Beh, leggendo, io ovviamente me lo so letto il libro, perché Piero me l'ha dato già, e le domande ce ne stanno tante, perché sì, è una storia in parte inventata, poi con questo pretesto del ritorno a Cori, l'incontro con l'amico, come ci ha raccontato prima. E la domanda fondamentale è quella del perché questi non erano all'altezza della situazione, ma perché la situazione italiana era arretrata. Cioè, era arretrata da due punti di vista, dal punto di vista progettuale e dal punto di vista delle possibilità operative. Progettuale perché Marchetti ancora pensava al legno come, diciamo, elemento portante di una scocca di un aereo, mentre invece, ovviamente lo sappiamo tutti, che il legno regge fino a un certo punto, no? Soprattutto quando è sotto tensioni, e per aerei particolari, gli aerei militari devono essere necessariamente rapidi, veloci, solidi, devono portare pesi, perché devono portare cannoncini, mitragliatrici, munizioni. Sapete quanto pesa una scatola di munizioni per pistole? Stiamo a parlare di 3,5 kg, 100 colpi. Cioè, quindi pensate quando devi portare migliaia di colpi perché c'hai 2 o 4 mitragliatrici sull'aereo, quindi si parla di migliaia di colpi, quindi un peso enorme che deve essere portato non solo dal motore ma anche dalla struttura portante. È legato al fatto che fino a che c'è stato, diciamo, il regime che l'ha spinto, allora a livello generale le trasvolate hanno avuto successo e anche grande promozione, ma nel momento in cui si è dovuti andare a confrontare e competere con le altre aeronautiche, è uscito fuori l'insufficienza dell'industria italiana. Quando Mussolini dichiarò guerra il 10 giugno del 40, sul tavolo del suo scrittore c'era una lettera dello Stato Maggiore italiano, il quale diceva: guardate che noi non siamo pronti per questo e questi motivi. C'erano tutta una serie di motivi, tra l'altro avevamo consumato tutte le nostre riserve con le guerre precedenti, quella di Spagna e in Etiopia, quindi avevamo una arretratezza tecnologica che, per cui anche se avevi geni progettuali, in realtà poi dal punto di vista progettuale, realizzativo, non ce la si faceva. E poi nel dopoguerra ci sono in campo noi, immaginate semplicemente la potenza industriale degli Stati Uniti, l'arsenale delle democrazie, e poi con la ricostruzione dell'Unione Sovietica. Cioè, questi hanno prodotto negli anni 50 missili, aerei avanzatissimi e così via, cosa che la stessa industria inglese si è arretrata. Gli inglesi oggi non producono più aerei, producono soltanto motori, quando durante la seconda guerra mondiale hanno prodotto sia il famoso caccia Spitfire che anche un bombardiere, quindi, cioè, avevano la tecnologia, però la gigantezza dell'industria bellica è diventata dilagante, e anche stati come l'Inghilterra hanno dovuto
in un certo qual modo ritagliarsi una nicchia, come noi ci eravamo ritagliati, abbiamo continuato a produrre aeri da guerra, l'F91 del 91 della Fiat, il G91 della Fiat, e, però è durato un po' perché poi la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica, le applicazioni, dipendiamo sempre più da una ricerca internazionale. Ma gli errori furono fatti... No, non c'erano solo gli investimenti. Investimenti c'erano anche da fare, ci stavano pure. Hanno investito in altro. La ricostruzione nostra è stata un ricostruire quello che c'era. I grandi errori però furono fatti nella seconda metà degli anni 30, quando le poche risorse che c'aveva l'aeronautica andavano alle guerre, a comprare aerei per mandarli in Etiopia e Spagna. Beh. Quando invece Inghilterra e Francia potevano, o gli Stati Uniti, investire nella ricerca, ma anche la ricerca. Ad esempio Balbo, che fu ministro dell'aeronautica, fece costruire per esempio il centro studi aeronautici a Guidonia, ma Balbo fu estromesso dal regime e Guidonia alla fine non è riuscito a produrre un brevetto che faccia, diciamo, utile all'aeronautica. Erano completamente adagiati sugli allori delle trasvolate, che non costruirono la più grande vasca per idrovolanti del mondo quando non si usavano più idrovolanti, perché nel frattempo si erano inventati gli ipersostentatori che permettevano di ridurre i tempi di atterraggio e decollo, e quindi si poteva atterrare sulla terraferma. Guidonia, meccanismi arretrati, mal progettati, non era in grado di produrre nessuna ricerca. Negli Stati Uniti, per esempio, fanno un centro di ricerca, ma pubblicano lo mettono direttamente in contatto con l'industria e pubblicano tutti i risultati. In quel modo cresceva tutto il sistema industriale di quello Stato. Ma ora dopo sto libro ci vanno dedicato una piazza Marchetti, una strada. A Cori hanno preso un finanziamento per realizzare l'ala Marchetti, cioè un museo dedicato a Marchetti. E quindi tra... Sì, ce l'hanno gli aerei. Penso, ma sarà un museo virtuale. Fatto per gli studenti, dove gli studenti... Ha detto Michele, fanno quello delle carte. Va bene, quello per i bambini è bellissimo. Bene, ci sono delle domande? Nessuna domanda, non c'è niente da dire. C'è Tommaso che tu sei stato al genio, quindi non c'è niente da dire. Ho conosciuto un pilota a Fiuggi anni fa. Questo era pilota dell'aeronautica italiana, il quale faceva poi per hobby il pittore su vetro, su cose, eccetera. Beh, lui mi ha raccontato tutta la vicenda degli aerei, quello che facevano. Dunque, siamo con un duce che de fresche, come si dice alla Nagnina, ce ne aveva tante. Buonasera. Ma dei soldi non ci stavano. Gli aerei che questo pilota mi diceva, Mussolini ci aveva 10 aerei, diceva lui, 10 erano qualcosa di più. Ma che è propaganda, Tommaso? No, aspetta, lui mi diceva che gli aerei italiani, i Marchetti, i Caproni, gli eredi di quelli di cui ha parlato Piero, eccetera, loro non avevano nemmeno il tempo, il regime non gli dava nemmeno il tempo di revisionarli. Li aggiustavano i meccanici in volo. Partivano da Torino, dovevano arrivare a Napoli perché il duce doveva fare una parata a Napoli. Durante Torino-Napoli i meccanici aggiustavano gli aerei in volo. Erano eroi loro i piloti, eroi erano i meccanici. Cioè, noi c'avevamo solo la chiacchiera, i soldati nostri quando avevano le scarpe. Il fascismo ha fatto solo propaganda, lo sappiamo perché tutti, questo è vecchio, lo sanno proprio loro. Quella che noi usavamo per le socie non ce l'avevano, tutto qui. Ecco. Quindi una testimonianza che sì. Erano eroi, ma non potevano... Dalla il microfono al signore. Prego. Pure io mi chiamo Tommaso. Io volevo chiedere invece, dopo la guerra, no? Io ho sentito dire che chiaramente, avendo noi perso la guerra, per quanto riguarda tutto l'aspetto dello sviluppo della storia militare, chiaramente chi ha vinto ci ha messo dei limiti.
questo non potrebbe essere stato anche un freno poi allo sviluppo di quello che effettivamente noi eravamo comunque, diciamo fino al 1930, comunque dei leader, comunque avevamo delle capacità che erano poi riconosciute da tutte, perché dico, da quelle copertine si evince che effettivamente i record erano stati fatti, le capacità c'erano, i piloti, gli ingegneri, i meccanici, quindi significa che c'era una certa esperienza. Ecco. Poi è chiaro che la crisi del regime e la guerra ha fatto saltare un po' tutto, però il dopo la guerra non potrebbe essere stato anche limitato da questo? Assolutamente, ma fu scientifica la cosa, fecero due cose. Voi immaginate, intanto limitarono, cioè c'erano clausole per cui noi avevamo perso l'aereo e dovevamo eseguire. Non potevamo più costruire aerei, non si potevano più costruire aerei. Per cui che succede? Che gli ingegneri che facevano? Le biciclette. È vero pure che facevano le biciclette, perché la Vespa e la Lambretta l'hanno progettate due ingegneri aeronautici. Da viaggio. E poi si fregano i cervelli. Non solo in Germania, pure in Italia. Loro paragodutarono un agente segreto che parlava italiano proprio per convincere le meglio capocce che stavano a Guidonia e portarle negli Stati Uniti. Fu scientifica, perché era chiaro che si sarebbe aperto un altro mercato, che era il mercato del civile, e infatti oggi è dominato dagli Stati Uniti. Quindi fu scientifica la distruzione dell'industria aeronautica. Quando è che si comincia a rifare qualcosa? Quando scoppia la guerra fredda. L'Italia è stato il terzo paese al mondo a lanciare un razzo in orbita. 61, con la base San Marco, e quella è una storia bellissima, perché la trovate nel libro. Praticamente nel 61... viene il presidente della Repubblica Francese, come si chiamava? De Gaulle. Viene in visita a Roma, Fanfani, presidente del Consiglio, e gli dice De Gaulle, francese, che la informa il presidente che l'Italia e la Francia tra due mesi lancerà in orbita un razzo. Fanfani sorride, complimenti, e poi dice: noi l'abbiamo fatto un mese fa. De Gaulle ci rimase un pochino male, ministro ministro dell'aeronautica francese, dopo un mese fu dimesso. Ma se andate a vedere come gli italiani sono riusciti a costruire la prima base di lancio per razzi, è una storia bellissima. Nel 61, mi sembra, i russi mandano lo Sputnik. No, 57. Scusa, ecco, per fortuna c'è Gioacchino. In quell'anno la Pira, sindaco di Firenze, organizza una... È lo stesso, era mezzo prete, la Pira non è sposato. Organizza a Firenze una conferenza internazionale sullo spazio. Vicevesco. La Pira vedeva lo spazio come la frontiera dove gli stati non dovevano farsi la guerra. E quindi invita a Firenze e tutte le nazioni per ragionare sullo spazio. Amico di La Pira era Broglio, il capo della sezione volo supersonico a Guidonia. E Broglio già in quegli anni già pensava a una stazione spaziale, immaginate che capoccia quell'altro. E si mette in testa Broglio che vuole mandare, perché l'unico settore a Guidonia che aveva un livello di ricerca e anche... un laboratorio all'avanguardia era proprio il volo supersonico, che però stavamo in anticipo, e stavamo talmente in anticipo che quella storia, non so se la conoscete, del primo aereo supersonico in Italia, il Capini Caproni, vola nel 60, nel 40. E organizza un volo che attraversa l'Italia del primo aereo supersonico. Invece a Mussolini arrivano l'encomio da 37 nazioni di tutto il mondo, invece era un volo farlocco,
non accendono la turbina, volano con l'elica intubata, fanno finta che vola un aereo supersonico. I tedeschi l'avevano fatto volare l'anno prima, nel 1939, senza dire niente a nessuno. Così funziona. Segreto militare. Quando c'è la guerra zeppata a palle, si dice dei cannoni. No, pure altri tipi di palle. Allora, Broglio si mette in testa di costruire la base, una base spaziale, scusate, per lanciare un razzo in orbita. Va tramite la Pira e Fanfani vanno da Mattei. Mattei aveva le piattaforme petrolifere e Broglio gli chiede se gli regalano una piattaforma petrolifera. Mattei dice: ma noi le vendiamo le piattaforme, non le regaliamo. Alla fine Fanfani convince Mattei a regalargli una piattaforma petrolifera e quella diventa la base operativa, cioè dove stavano diciamo il centro di lancio. Poi serviva una base di lancio, sempre tramite Fanfani, qua stiamo tra 60 e 61, convincono gli americani a regalare all'Italia per un dollaro una piattaforma che era servita per lo sbarco in Normandia. La traghettano fino all'equatore. Mattei aveva in Guyana francese a 2 gradi dall'equatore, cioè il punto in cui la Terra gira velocemente e quindi è più facile far uscire un razzo sfruttando, diciamo, il modo della Terra, impiantano questa base attraverso sto residuo bellico portato dalla Normandia. Serviva la strumentazione, cioè per comandare i razzi, per tutta la strumentazione. Crisi dei missili a Cuba, 61. Giusto. Non si sa, quello che era un accordo segreto tra russi e americani era che, ok, noi ritiriamo i missili da Cuba, ma voi li togliete da Puglia e Turchia. I missili americani puntati sulla Russia dovevano essere tolti. Gli americani chiaramente accettano, l'Italia accetta, però rimase segreto per tutta una serie di anni questo accordo. La strumentazione delle basi missilistiche americane in Puglia diventa la strumentazione per lanciare il razzo, il San Marco. Quindi la capacità così inventiva. No, beh, hanno recuperato quello che era disponibile, insomma, non si butta niente. Esatto. Va bene, altre domande? Sì, dai, che ho sempre avuto fin da ragazzino, che mi scontravo con mio zio che era un meccanico. È che io ho capito, leggendo, insomma, documentandomi, che almeno gli aerei italiani che montavano le mitragliatrici sparavano, diciamo, utilizzando l'intervallo dell'elica. Ah, sì, ho capito. E mio zio, che era un meccanico, mi diceva che era un ignorante, uno che credeva nella Befana, insomma, queste cose qua. Ma chi l'ha inventato? I tedeschi. I francesi. Ha inventato i francesi. Sì. I primi a riuscire a sincronizzare i colpi della mitragliatrice col giro dell'aereo furono i francesi. Vabbè, quindi purtroppo mio zio non c'è più, però. C'è stata la. Però c'ho ragione veramente. Mio nonno, perché una frazione di Iseo più a nord, Pilgione, aveva uno stabilimento della Caproni in tempo di guerra. Sì. E poi con l'8 settembre noi eravamo in pieno territorio della RSI. E mio nonno, classe 27, da ragazzo, lavorava per questo negozio di ferramenta idraulica, facevano un po', andavano a assegnare addirittura le casse da morto, eccetera. E lui prestava servizio alla Caproni e sosteneva che i velivoli avessero un sacco di problemi idraulici. Era un continuo. I tedeschi continuavano a chiamare perché erano sempre avevano sempre un qualche problema, o li sabotavano e quindi lui ignaro andava a mettere a posto quello che qualcun altro sabotava infiltrandosi nello stabilimento, oppure magari avevano qualche difetto di serie. I sabotaggi in fabbrica era stata pagine classiche, sì. L'ultima consegna fatta dalla Caproni ai tedeschi: partono 20 aerei dallo stabilimento e la metà precipitano dopo 100 km.
i tedeschi volevano fucilare 50 operai, e perché erano chiaramente sabotati. Caproni lo sapeva, riesce a salvarli. Per tutta risposta, gli operai finiti la guerra volevano fucilare Caproni perché era stato collaborazionista. Quella è un'altra cosa che uno cerca di ragionare, no, sul libro, cioè come vivi il fatto che devi produrre per il nemico fondamentalmente. Chiaramente non lo possiamo sapere, ci possiamo porre la domanda, ma non è che possiamo sapere come ragionava un ingegnere. È chiaro che... Non so, capra e cavoli. Era... Sì, quello sì. Devono salvare i capri e cavoli perché la situazione era quella che era. C'erano mille compromessi da fare. Da un lato non volevano stare con i tedeschi, e dall'altro però quelli c'erano il fucile puntato su di te. Non so, mi ricordo se all'inizio ho detto, mi chiedevo perché a Cori Marchetti non è conosciuto. Per questo ti ho fatto la domanda, mo ci dedicheranno una strada, sì. Sì, mo sicuramente gli dedicano il museo. Ma fondamentalmente per 100 anni, no, 80 anni, l'abbiamo ignorato. O meglio, no, perché durante il regime fascista lo elessero cittadino onorario. Poi, dopo la guerra, a Cori, tutte amministrazioni di sinistra, lui percepito come fascista, è stato completamente rimosso. È stato completamente... Però gli uomini poi si dividono in varie categorie, c'è niente da fare. È chiaro che poi ci sono le appartenenze politiche, e queste sono appartenenze politiche, questo è inevitabile. D'altro canto, se lui ha avuto un largo respiro sotto il fascismo, è chiaro che dopo queste cose le ha scontate dopo, quando almeno pure probabilmente non era manco fascista, questo non lo sappiamo. Ma se poteva permettere, secondo te, scegliere se essere o non essere fascista? Ah no, è industriale. Vabbè, allora la connessione è saltata, per cui possiamo dire che abbiamo finito pure la conversazione stasera.